Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come applicare una scritta, un disegno, un murales all'interno di un video in movimento tramite After Effects. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Ho importato il mio video all'interno di After Effects, di questo muro, e quello che vado a fare appunto è applicargli ad esempio un murales in questa parte di muro. Per farlo useremo appunto il tracciatore, andare a fare appunto il tracciatore della nostra videocamera. Quindi selezioniamo la nostra clip, ossia il nostro video, andiamo in tracciatore, se non ce l'avete qui andate in finestra e marcate tracciatore, andiamo a fare traccia videocamera. E lui inizierà a fare l'analisi appunto di tutti i nostri punti fermi all'interno della nostra clip. L'unica cosa che andiamo a fare è apriamo avanzate e gli andiamo a dire analisi dettagliata, quindi andiamo a spuntare qui di fianco sotto analisi dettagliata. Lui farà tutto il suo processo, calcolerà tutti i fotogrammi in modo da andare a trovare tutti i punti fissi all'interno appunto del nostro video. Una volta finito andrò a fare la risoluzione della nostra videocamera in modo da appunto selezionarci tutti i nostri punti fissi e come vedete adesso ci ha dato all'interno del nostro video tutti questi punti che appunto rappresentano i punti fissi all'interno della nostra sequenza video. Se noi andiamo avanti col video, come vedete, i nostri punti rimangono. L'unica cosa che dobbiamo accertarci è nell'errore medio che stia al di sotto di un pixel. Nel mio caso è 0,31, quindi è perfetto. Quindi guardate appunto qui nell'errore medio che non sia superiore a un pixel, altrimenti rischia che non segua perfettamente appunto il movimento del nostro video. Quindi, una volta fatto questo, come vedete, se noi ci spostiamo all'interno della nostra sequenza, si crea già dei piani unendo tre punti. Quindi io vado a selezionare uno di questi piani, volendo possiamo anche andare a selezionare manualmente, quindi se noi clicchiamo su un punto, come vedete già lo seleziona, teniamo premuto Command e possiamo andare a selezionare i nostri punti manualmente. Io vado a selezionare automaticamente i punti che mi dà, quindi io seleziono questo. Poi faccio tasto destro del mouse e gli vado a dire creami una tinta unita e videocamera. Lui, come vedete, mi è andato a creare una tinta unita all'interno del mio video, praticamente proprio parallelo al mio muro. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è mettere al posto appunto della nostra tinta unita l'immagine che vogliamo andargli ad applicare. Quindi io torno sul progetto. Ho trovato questo murales per importarlo all'interno della nostra tinta unita. Teniamo premuto Alt sulla tastiera, prendiamo la nostra immagine e la andiamo a posizionare appunto al posto della nostra tinta unita. Ora io la vado ad allargare, tenendo premuto Shift, ce lo allarga in scala senza andarci a deformare. Quindi io lo allargo più o meno in questo modo. Tramite queste frecce, adesso zoomo in modo che si veda un po' meglio, come vedete c'è Y, X che là di dietro si vede poco e Z. Allora, se noi andiamo a interagire sulla Z, naturalmente ce lo sposto dal muro e non è quello che vogliamo. Quindi la Z la lasciamo com'è. Però possiamo andare a interagire su Y e X in modo da andarlo a posizionare dove più preferiamo. Una volta posizionato, io vado in trasformazione, gli vado ad abbassare leggermente l'opacità in modo da renderlo un po' trasparente, in questo modo, e nel caso possiamo anche andarlo a ruotare.
se lo vogliamo appunto messo in un altro modo. Io lo vado a sistemare leggermente, anzi, io direi che a zero è perfetto. Possiamo anche andarlo a inclinare in questo modo, ma non ha senso. Idem in questo, però io in questo caso lo lascio stare com'è. E se andiamo a fare a play, appunto, come vedete, il nostro murale segue perfettamente l'andatura del nostro video. Stessa cosa possiamo andare a fare, ad esempio, con un testo. Quindi, se noi torniamo sul nostro video, andiamo in controllo effetti per far ricomparire i nostri punti. Andiamo appunto a cliccare sul nostro effetto, quindi clicchiamo su tracciatore videocamera 3D. Come vedete, ricompaiono i nostri punti. E gli dico che qui, ad esempio, voglio andargli a mettere un testo. Quindi seleziono il mio piano o manualmente andate a selezionare i vostri punti. Tasto destro del mouse e andiamo a fare crea testo. La videocamera non ce la dà perché ovviamente la siamo già andati a creare prima. Quindi andiamo a fare crea testo, come vedete lui ci crea il nostro testo che possiamo tranquillamente andare a modificare. Prendiamo lo strumento testo, clicchiamo, io ad esempio vado a scrivere Studio 72, anche in questo caso se andiamo sotto il nostro livello possiamo andare su trasformazione. Andare ad aumentare appunto la nostra scala, andarlo a ruotare. Io nel mio caso, in questo caso, vado a ruotare leggermente appunto sull'asse Z, in questo modo. Anche qui vado ad abbassare leggermente la mia opacità, insomma, in modo da avere più o meno questo risultato. E anche qui segue perfettamente l'andamento appunto del nostro video. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto. Commentate per qualsiasi cosa se avete domande o richieste. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!